Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Riccardo Bottitta. Siamo tornati con God of War Ragnarok. Poco fa ragazzi ero spawnato dall'altro lato della spiaggia, non capisco perché. Cioè, ho avviato il gioco ed ero nell'altra spiaggia, ma nell'episodio precedente io mi sono fermato in questa, ma vabbè, dettagli questi sono. Comunque colgo l'occasione per augurarvi un felice anno nuovo. Non ho fatto ragazzi un video apposta, a parte perché ho poco tempo. Poi ragazzi, sì, ho fatto 24 milioni circa di visualizzazioni quest'anno, 36.000 iscritti. Diciamo che è andata abbastanza bene, però questi 24 milioni di visualizzazioni provengono più dagli shorts. Perché? Perché l'algoritmo di YouTube è cambiato e quindi spinge più gli shorts, ecco. Cioè, come dire, mi dispiace che alcuni devono scovarli i miei video, parlando di Padre, video lunghi. lassù. Ah. Cosa c'è lì sopra? Cosa è nascosta? Comunque ragazzi, dicevo, YouTube spinge di più gli shorts per adesso. Diciamo che si sta avvicinando più a TikTok. Non è proprio un bene perché vengono pagati, cioè, di meno rispetto ai video lunghi. Ma non sto qui a dirvi come funziona YouTube, però rendo l'idea. Io sono su YouTube dal 2011, però ho iniziato a fare sul serio dall'anno scorso, verso settembre. Sì, a settembre ho iniziato a caricare i miei video ogni giorno dell'anno scorso. Cos'è Hanno coperto questo? quei geyser. Ah. Penso che dovremmo far muovere quella ruota, ma non arriva l'acqua. Aspetta un attimo. Atreus. Beh. Dietro di te, in arrivo! Si fanno sul serio. Quei cosi sono fuochi. Comunque ringrazio tutti coloro che interagiscono con commenti, mi piace e condivisioni. Soprattutto mi fanno compagnia in queste serie. Come devo girarlo? Cos'è che devo fare? Non l'ho ben capito. Ok, abbiamo congelato un geyser. Ce n'è un altro qui intorno? Ah, ne dobbiamo congelare un altro? E come, aspetta. Ah, lì sopra. Aspetta, ma... Quel geyser è diventato più forte. Congelando i geyser, la pressione di quelli vicini deve essere cambiata. Da un punto
quanto più alto potremmo avere una visuale migliore. Oh! Sì, la ruota si muove e il cancello sta scendendo. Sei ingegnoso come i nani. Alla barca. Se i nani di questo regno sono come Brock e Sindri, è difficile credere che si siano schierati con me. Beh, non è raro che la gente venga accecata dai propri interessi più immediati. Odino ha offerto loro sicurezza e contrariarlo può essere pericoloso. Forse hanno solo bisogno che un paio di dei arrivino e lo sfidino. Atreus, non siamo qui per questo. Stavo scherzando. La guerra non è uno scherzo. Soprattutto quella tra dei. Esatto. Il cosiddetto Ragnarok. Che causa la fine del mondo proprio. Intanto noi non abbiamo la bussola, quindi... Ah, ma lì c'è uno scrigno, aspetta. Come ci andiamo? Non posso... Passando qui sotto. Questo posto è devastato. Eh sì, starò attento. Probabilmente è pieno di grimm in giro. Sicuramente. Infatti, sono lì, guardate. Cos'è questo? Aspetta, prima voglio aprire quello. No! Lascia, l'avevo lasciata nel geyser. Impugnature di ossidiana mortali. Impugnature che si nutrono del caos che dimora all'interno. Ok. Questo cos'è? Che cazzo è? Non l'ho capito. Ma intanto c'è una cassa nornana. Fortuna che hai studiato le rune. Ecco, come vedete, Kratos legge le rune adesso. Così. È sortito, prendilo! Allora ragazzi, qui c'è una cassa nornana. Che cavoli, sono ovunque. Grimm appollaiato in alto, abbattiamolo. Ah.
Veleno dietro di te! Oh sì! Allora ragazzi, qui c'è la cassa normale, la dobbiamo aprire. Dobbiamo capire come. C'è questa. Ok. Le altre dove sono? Lì. Ok, l'ultima. Kelly. No. Che ha fatto? Ah, il conno di idromele. Idromele. Ha raccolto abbastanza conno di idromele sanguigno. Idromele, vabbè. Rabbia massima aumentata. Ah, quindi anche questo. Perfetto. Penso non ci sia altro qui. Proseguiamo. Sì. Ah, non dobbiamo fare più niente forse in quest'isola. Sì, ragazzi, abbiamo finito in quest'isola. Dobbiamo andarcene. Quindi Atreus, vuoi che Tyr diventi nostro alleato per la guerra? Io cerco di considerare tutte le opzioni. Proseguiamo. Sono felice che siamo qui a esplorare un nuovo regno. Forse potremmo semplicemente goderci il caldo. Non lo so, Atreus. Non lo so. Se puoi godertelo sto caldo. O succederà qualcosa... Sembra che per arrivare a Nidavellir dovremmo aprire quel cancello. Vediamo come lo dobbiamo aprire sto cancello. Che cavolo. Fratello, guarda, quella schifosa canaglia è rispuntata dal terreno. È troppo veloce. E come la prendiamo? Che tua freccia. Affiancala, attacca da dietro. Ah, no. Bene. E come? Nista! Dobbiamo andarle dietro. Ma come? Da qui. Ecco. Ben fatto. Vediamo cosa ha lasciato. Componente di creazione, depositi di scoria. Ferro non conciata. Ferro battuto. Runa speciale. Casino di cosa aveva? Ehi, padre, lassù. Lo
possiamo aprire dall'altro lato. Ci sarà un'altra catena per abbassare il resto del cancello. Ecco. Guardate, lassù c'è una catena da tirare. Ah. Grim ha follagliato in alto, abbattiamolo. Oh, ce n'era una dietro. Dietro di te. Snista. Oh sì. Sista! Pensi di poter scoprire il geyser da qui? Penso di sì. Ok, adesso. No. Mi sa che devo fare quello. Ecco. Oh, penso di aver capito. Se congeli il geyser, la pressione farà muovere la ruota. Oh sì. Riesci a vedere qualcosa da lì? Per salire qui. Vedi come hanno fatto questa meccanica. Qua c'è un'altra cosa, cosa? Un poema di Kvasir, molto intellettuale. Se ne trovi altri, dovresti raccoglierli. Si possono vendere. Ragazzo, se posso chiedere, cosa speri di scoprire da Tyr esattamente? Beh, come ho detto, speravo potesse dirmi qualcosa su Loki. Vorrei anche ascoltare le sue storie, i viaggi verso altri mondi, tutte quelle cose sui giganti e magari anche com'era combattere a quei tempi. Solo per ascoltare la storia, ovviamente. Storia. Speriamo che Tyr abbia voglia di parlare dopo essere rimasto imprigionato così a lungo. Non tutti i prigionieri di Odino sono simpatici e loquaci come me. Non sappiamo se Tyr sia davvero lì. Vero. Lo scopriremo presto. Non penso che sia un viaggio a vuoto, però. I viaggi a vuoti sono su Uncharted. Non so se voi l'avete giocato, ragazzi, ma ogni volta che cerchiamo il tesoro su Uncharted, arriviamo lì e il tesoro non c'è. C'è un indizio per andare in un altro luogo per trovare il tesoro, che poi lì trovano un altro indizio. Pensate che ce ne sarà un altro? È improbabile, ma i fenomeni geologici tendono a essere imprevedibili. E sto tesoro, ragazzi, se i geyser e l'odore sono peggiorati a causa del Fimbul Winter, forse sono peggiorati anche i terremoti? Potresti aver ragione, ragazzo. E sto tesoro su Uncharted non si trova mai. Si trova sempre all'ultimo, nel finale. Diciamo, sul primo non era proprio un tesoro. Era una cosa maledetta. Atreus, guarda. Wow, allora una città è fatta così. Benvenuti a Nidavellir, fratelli.
Questo chi è? Sono i nani. Nani. Oh. Stanno fuggendo. La città dei nani, ragazzi. Il villaggio dei nani. Un allarme. Suonerei un allarme del genere se avessi ancora un corpo e temessi di venire decapitato. Di nuovo. Ma tutto questo per noi? Sono spaventati. Di nuovo. Sento già una testa. Comunque, ragazzi, sì, c'è qualcosa che non va. Credo che sia un allarme. Perché si nascondono? Sta attento. C'è qualcosa che non va. Da Vellir. Ehi, possiamo parlarvi per un... Non vogliamo guai, per favore. Di sicuro non ci aiuteranno. Meglio trovare da soli la taverna di cui parlava Sindri. Sempre che ci facciano entrare. Questi edifici sono davvero incredibili. I dettagli del legno sono davvero straordinari. Questo secondo me si apre con qualcosa che dobbiamo sbloccare. Quella è una statua di Odino. Devono proprio adorarlo qui. O temerlo. Beh, non ci arrivo. Cioè, guardate. C'è uno scrigno. Sindri, ciao. Farei il sorpreso, ma sapevo che sareste stati qui. Ho qualcosa per voi. Ci fa Sindri qui. Intanto voglio vedere qui cosa c'è. Grazie. Veste di bestia. Che c'è, nano? È bello essere qui anche solo per una volta prima del Ragnarok. Oh, se questi ciottoli potessero parlare. Ma poi avrebbero delle bocche. Ciottoli. Luride e disgustose bocche. Ti dispiace se do un'occhiata all'arco? Oh, questa è da un po' che doveva essere sostituita. Tentare di sfruttare la sensibilità strutturale di alcuni materiali alle vibrazioni sonore è una cosa che volevo fare da molto tempo. Allora grazie per il tuo tentativo? Che poteri avrà ora? Abbi pazienza. Trovo che sia meglio osservare questi cosi. Oh, in azione! Ah. Tieni. Oh, mira quella porta laggiù. Ma prima di lanciare, di Ski Alfa. Quei cosi verdi. Ski Alfa.
Beh, non pensavo che avresti disturbato metà delle inquietanti creature di Milano. Come facevo a sapere che erano lì? A destra, fratello! Ok. Ok. Allora, Durmin. Sindri, sai dove si trova la taverna? Ti sembro un tipo che frequenta sporche taverne? Il buco che avete fatto a quella fogna ha un'aria promettente, però. Per voi? Dovrebbe condurre dall'altra parte della città. Tanto non riuscirete ad aprire altre porte qui. Intanto vediamo se ha qualcosa che può servirci. Quindi sono tutti chiusi in casa per noi? Oh, dei, sì. Odino governa con il pugno di ferro qui. Ogni forestiero è una minaccia. Puro stile Odino, mi sembra. Ora Kratos può acquistare delle pietre della risurrezione. Ah, bene, bene, bene. Dobbiamo vendere i manufatti. No, va bene, non mi dà fastidio che tu te ne stia lì. Apparteneva a uno dei ribelli, non è vero? Ci rivedremo! Vabbè, raga. Dobbiamo potenziare qualcosa, mi sa. Ecco. Dobbiamo mettere queste che abbiamo trovato. Impugnature che si nutrono del caos che dimora all'interno delle lame. Uccidere un nemico alimenta la furia di sparte che contengono. Bene. Possiamo... Sì. Migliorare le abilità. Lame del caos. E Atreus. Questo di qua ci serve. Assolutamente. E questo. Perfetto. Qui c'è. Ok. Pergamena. Allora, ragazzi. Io ho visto qualcosa da aprire qui. Ecco. Un altro poema di Kvasir. Perfetto. Buona fortuna. Ah, si va direttamente qui. È una minaccia. Vabbè. No, aspetta. Per proteggere i nani. Pare di sì, ma conoscendo Odino, sono sicuro ci sia un altro motivo sotto. Sono tornato qui per niente. Beh, anche qui si nascondono tutti. Odino ha molti sostenitori in questo regno. Non ci sono guardie in pattuglia. Noi non siamo una minaccia. Perché nascondersi? Resisti e diventerai un esempio per tenere gli altri in riga. L'autoconservazione può superare il coraggio anche per i più impavidi. La paura li tiene vivi. Sì, intanto Atreus si è buggato dentro. La taverna deve essere qui da qualche parte. Forse se bussiamo a qualche porta ci daranno indicazioni. Sì, tu già sta bloccato lì. Bomba incendiaria.
e la propagandista anti-Odino nella ribellione di Durlin. Aveva grande acume finché non è passata a mezzi più pesanti. Eccolo, si è sbloccato. Alfa! Sti cosi. Dove vai? Mi scusi, noi stiamo cercando... Non ho nulla per voi. Non mi interessa cosa volete. Niente cibo, parole di incoraggiamento, niente. Via! Si sono rinchiusi tutti dentro le case. Chissà cosa, di cosa hanno paura, non so. In arrivo da dietro. Qualcosa fuori dai piedi. Se non volete vendermi nulla, siete pregati di levarvi dai piedi. Però intanto lì c'è... Per questo ci serve dell'equipaggiamento speciale. E infatti, qualche altra cosa. C'è tutta la frutta qui in mezzo. Vabbè. All'aria promettente, vero? Non sembra una casa. Se lui è lì, forse dovresti lasciar parlare me. Tu? Beh, non vogliamo intimidirlo. Tu sei alto come un albero e porti una testa mozzata alla cintura. Nessun problema. Giusta osservazione. Molto bene. Comunque, come si chiama? Torre è più alto di Kratos. Più alto e più grasso. Va bene, dai. Sarà lui. Sì, sarà lui. Ehi là, fate attenzione. A quanto pare ci sono degli intrusi. Oh, siamo noi, credo. Beh, se volete uccidermi, almeno lasciatemi finire questa canzone. Quell'allarme era proprio nella giusta tonalità. Stiamo solo cercando un nostro amico. Si chiama Durlin. Beh, sappiamo entrambi che non è vero. Durlin non ha più amici. Ma se vi serve solo questo, uscite dal retro e vedrete l'ufficio della sicurezza dall'altra parte del fiume. Basta che non ci creiate guai. E mentre viaggi per questo regno, magari potresti pulire il disastro della testa. E cioè? Dopo, fratello.
Ah, le missioni secondarie. Comunque non era Durslin. Parlami di questo disastro. Gli impianti nella baia. Perché non lo chiedi a quel teschio? Testa, ho la pelle. Ma ha ragione. Ho commesso un errore. Vorrei che li chiudessimo. A servizio di Asgard, quindi qua ci sono pure delle missioni secondarie. Vabbè, magari le facciamo dopo. O le farò dopo. Che di solito porto solo la storia principale, ragazzi. Scusate, un'altra cosa. Anche se questi sono regali, quindi io non dovrei scusarmi e tu dovresti essere quello che ringrazia. Tieni, fa attenzione. Che è sto coso? È bellissima. Grazie, Sindri. È bella, vero? È anche molto utile. Grazie a questa potrai trovare tutto ciò che il tuo cuore desidera. Davvero? Se il tuo cuore desidera andare nel luogo in cui tu e tuo padre avete deciso di andare insieme, sì. È una bussola. Ah, ma una bussola bellissima. Ora filate via. Finalmente la bussola. Finalmente abbiamo la bussola. Possono condurre Kratos agli obiettivi. Ok. Selezione i luoghi della bussola. Passando il cursore sopra di essa e premendo triangolo. Ah, ok, li possiamo aggiungere alla bussola pure. Pannello laterale mostra i progressi della missione in corso. Ok. Va bene. Segui l'icona oro. Per rimanere sulla via o attivare i favori. Le icone blu per appuntarli sulla bussola. Venite. Ci sarà una barca qui. Secondo Sindri, Durlin era una specie di capo della rivolta. Non sembra però che abbia molti seguaci. Era, è la parola chiave qui, piccoletto. Cosa c'è qui? Che è una casa dei nani e noi la stiamo derubando. Possiamo uscire. Ho visto un molo laggiù. Forse c'è una barca che può portarci da Durlin. Comunque è un bel villaggio. Ah, c'è anche un passaggio mistico qui. Bene. Oltre le rocce alle mie spalle c'è un edificio. Forse dovremmo andare da quella parte. Ah, quei dannati impianti. Cosa intendi? Lo Skald ha ragione a incolparmi. Sono stati una mia idea. Se avessi del tempo, si trovano nella baia oltre questa galleria. Apprezzerei davvero molto se potessimo dare un'occhiata agli impianti nel lago, sulla destra. Si vedono le ciminiere da qui. Baia dell'abbondanza. Ma se non vuoi esplorarli ora, il luogo in cui si trova Durlin è oltre il cancello aperto sulla sinistra. Dunque, dove andiamo? Potremmo prepararci prima di liberare Tyr. Decidi tu. Intanto prendiamo questo, Atreus. Mimir, sei stato davvero tu a far costruire gli impianti?
Odino voleva i nani sotto il suo controllo e, beh, l'ho convinto a comprare la loro alleanza anziché a esigerla interamente. Una specie di accordo commerciale. Ragazzi, andiamo nella missione principale. Quindi andiamo da Durlin? Ha senso. Gli impianti possiamo sempre esplorarli dopo. Sì, sì, Atreus. Questo è l'ufficio della sicurezza. Perlomeno così dice l'insegna che sembra sul punto di cadere in testa a qualcuno. Ok, ok. Andiamo. Stiamo cercando Durlin. È lui. Avete un appuntamento? Sì. No. Perché si viene per appuntamento qui? Sei qui per ritirare qualcosa? Credi che se vai in giro con una testa mozzata sul fianco mi convincerai ad approvare la proposta di accrescimento di Estrid? Stiamo cercando un prigioniero di Odino. È in una miniera da qualche parte. Hanno detto che potevi aiutarci. Dove hai... Hai tagliato anche a lei la testa con quella? Lei era mia moglie. Lascia. Ma che è? Un polpo. Cena e io ci siamo chiesti dove fosse finita dopo il nostro fallito colpo di stato. Fallito? Già. Fallito. Fei è morta. Come i migliori. E i sopravvissuti ne pagano il prezzo. Mi dispiace, non vi posso aiutare con la faccenda del prigioniero. Ma lui potrebbe sapere come fermare Odino e liberare Svartalfheim dagli Aesir. Combattere il padre di tutti non mi interessa più. Aspettate, fermi. Ecco, l'inchiostro del polpo. Prendi questa. Che cos'è? Una sanzione. Violazione delle norme igieniche per aver trasportato una testa marcia. 2 demeriti per aver nominato il nome del padre di tutti e per... già... avermi incasinato la scrivania. Una sanzione. Pagate con comodo, ok? Ma? Fuori subito dal mio ufficio. Ciao. Quale parte di fuori subito dal mio ufficio non ti è chiara? Hai detto che si chiamava cena? Ah, certo. Grazie. Credo. Com'è che Kratos non si agita? Esci dall'ufficio. Ah. Ma non ci ha aiutato per niente. Ci ha fatto pure una multa, ma che cazzo. Boh, vabbè. Ehi, non è una sanzione. Il nano ci ha dato una mappa. Più o meno. Hai sentito il suo odore? Sembra portare a una miniera oltre la montagna. Ah. Tyr! Durlin ci ha aiutato. Non tutti usano le armi per combattere.
Raggiunge la miniera oltre la montagna. Hai capito? Pensavo di aver detto... Passavamo di qui. Dovevamo andare qui. Da qui dobbiamo uscire. Vabbè ragazzi, continuiamo ad andare da Tyr nella prossima puntata. Comunque in sostanza ci ha dato una mappa. Probabilmente Tyr si trova lì. Cioè ci ha aiutato indirettamente senza parlare. Magari temeva che lo sentivano, non so. Vabbè. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti.